Ciao, si gira, non mi ricordo più il numero. Carissimi Dolomitici, siamo al castello di Andraz in una giornata grigissima. Chi incontriamo? Incontriamo due viaggiatori che sono venuti a proteggersi nel loro viaggio dolomitico ad Andraz e trovano tra queste pareti la protezione alla giornata piovosa. Cosa stanno leggendo? Through the Dolomites, a practical history and scriptive guide book to the Scotland of Italy. Okay. The Falsarigo Hospice is a simple wayside inn where one can get a bed occasionally and refreshments at all times. The glaring white stones of the road across the Cima in the hot sun made this part of the journey somewhat trying. But soon we entered a lovely pine wood, through which, about an hour's travel from the summit, brought us to the castle of the Andraz, a lofty ruined tower on a high rock, which must at one time have commanded the whole valley. Another half hour's descent across the green slopes and amongst the pines brought us to the village of Andraz, which consists of a few wooden houses, some sawmills, and a modest but comfortable and clean inn, called Albergo Rossa Alpina. At this point, the Austrian government's part of the new road to Caprile stops and goes off to the Campitello and Vigo, where it joins the road over the Carese Pass to Botzen. It is for the Italian government to make the connection between Andraz and Caprile, a distance of only 6 miles, with, however, a descent of 1,320 feet. Incredible. Thanks very much, Mrs. Tracy. And now passiamo la traduzione al nostro carissimo amico Luca Fagherazzi, al quale chiediamo di tradurre come meglio possiamo. Il viaggiatore, scusate la premessa, sta viaggiando attraverso le Dolomiti. Sta viaggiando al Falsarigo. L'ospizio del Falsarigo è un semplice way in, un semplice modo per entrare ed avere un riposo occasionalmente e un po' di rinfresco in ogni tempo. In ogni tempo. E le bianche pietre che lungo la strada. Lungo la strada, esatto. Che riflettono lungo la strada. Che riflettono solo lungo la strada, attraverso la cima. Forse era una giornata soleggiata. Una giornata di sole, hanno creato questa parte del viaggio un po' più difficoltosa. Ma presto siamo entrati in un piacevole bosco di pini, attraverso il quale in una mezz'ora di viaggio dalla sommità ci porta al castello di Andraz. Il castello di Andraz è una voce. Castello di Andraz è una torre, sono delle rovine di una torre molto elevata su una roccia molto alta, che a un tempo sicuramente doveva comandare l'intera valle. E in un'altra mezz'ora di discesa attraverso le verdi pendii e attraverso i pini ci ha portato al villaggio invece di Andraz, che consiste in poche case di legno, alcune con dei mulini e modesti, però confortevole e pulito, e che è chiamato l'Albergo Rosa Alpina. A questo punto il governo austriaco, che è parte della nuova strada a Caprile, si ferma e va attraverso il Campitello e Vigo, dove si riunisce con la strada che va oltre il Carse Pass sul lago di Carezza. Esatto, a Bolzano. Per il governo italiano ad fare questa connection, questa connessione, questa, questa, questa
attraverso Andraz e Caprile è una distanza di sole poche miglia, 6 miglia, ma comunque una discesa di 1320 piedi, pari a circa 600 metri. Fantastico, vi ringraziamo moltissimo. Stavamo leggendo attraverso le Dolomiti, che in inglese si pronuncia Through the Dolomites. Through the Dolomites. Libro autografo regalato al gruppo Dolomitici dal fantastico Vincenzo Agostini, autografo nel 1908. Il titolo è questo: Attraverso le Dolomiti, una pratica storica e descrittiva guida alla Scozia d'Italia. Vi ringraziamo tantissimo, grazie della visita ad Andraz, siete sempre i nostri benvenuti, portate e raccontate di Andraz a tutti i vostri amici. Ciao e grazie. Ciao. Ciao.